We are anonymous. Sei tu. Sì, tu. Lo so che sei preso da mille cose, ma abbandona tutto. Alza il volume e ascoltami per pochi minuti. Sì, sto parlando con te. Molla tutto e alza il volume. È un periodo difficile, vero? Scommetto che tra tasse, aumenti, rate in scadenza e quella piccola sfiga quotidiana, sei praticamente nella merda, giusto? Sei una vittima del sistema, amico mio. Ci sei cascato in pieno. Sei caduto nella trappola. Sei fottuto. Sei fottuto. Sei fottuto. Ma se ci pensi, hai voluto tu. Sì, è anche colpa tua. È anche colpa tua. Ti hanno farcito il cervello di cazzate. Pensaci, è tutto pilotato. È tutto studiato per distrarti. Così non pensi più. Ti fidi ciecamente di quello che ti dicono le loro televisioni, i loro giornali. Ti fanno credere quello che vogliono perché ormai sei di loro proprietà. Sì, amico mio, sei un loro burattino. E loro ti gestiscono la vita come cazzo gli pare. Paga il canone della TV e tu, sapendo che è una truffa legalizzata, lo paghi. Perché ti mettono paura, ti minacciano, ti sequestrano i tuoi beni se non lo fai. Aumenta la benzina, tu ti incazzi, ma poi fai lo stesso. Ti serve per muovere quella macchina di merda che ti stai pagando a rate. Leggi in giro che su ogni litro di benzina ci paghi delle tasse assurde, ridicole, senza senso. Ma cosa fai? Nulla. Ti arrabbi, ti lamenti per qualche minuto e poi continui la tua pidocchiosa vita di sacrifici perché non hai alternativa. Se non lo fai, non mangi. Paga più tasse e tu le paghi. Ti trattengono i soldi dalla busta paga. Puoi incazzarti quanto vuoi, ma loro fanno lo stesso. Ti fanno credere che esiste una sinistra e una destra. Ti dicono che la sinistra pensa ai poveri, ai deboli, e che la destra difende i ricchi, i potenti. Cazzate, amico mio. Solo grandi cazzate. Sono tutti d'accordo, tutti. Non è una partita di calcio, non ci sono tifoserie, non c'è un vincitore. Solo perdenti. E tu sei uno di quelli. Sei uno di quelli. Loro tanto guadagnano lo stesso, viaggiano a tue spese, guidano auto pagate dal tuo sudore, vanno a zoccole, mentre tu non sai se riuscirai a dar da mangiare a tua moglie domani. Cosa voglio da te? Nulla. Tranquillo, hanno già preso tutto, i soldi, la dignità, la serenità, il tuo futuro e quello di tuoi figli. Cosa potrei chiederti ancora? Però mi aspetto qualcosa da te, caro italiano. Credo di meritarlo. Svegliati, documentati, informati, reagisci, non mollare, prendi coraggio, organizzati, tira fuori i coglioni e salvami. Sì, ti chiedo solo di salvarmi. Penso di meritarmelo. Firmato, l'Italia, uno dei paesi più belli del mondo. Una volta.